In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, il Gavorrano piega all'Argentina per 3-1, regalando ai propri tifosi una prestazione da incorniciare. Maremmani in campo con il consueto 3-4-2-1, Liguri con il 4-3-3. Si comincia con un'occasione per Cristian Brega, ben servito da Conti. La conclusione del centravanti rossoblù è fuori misura, scocca il settimo minuto. Al 23esimo la migliore azione da gol degli ospiti di tutto il match. El Cagliari serve dalla fascia Lo Bosco, che sta correndo per vie centrali, Salvalaggio blocca la sfera. Al 25esimo sul corner battuto da Rubechini, Lombardi conclude di destro e sfiora l'incrocio dei pali lungo della porta difesa da Manis. Al 40esimo il portiere del Gavorrano, Salvalaggio, si supera replicando felinamente al preziosismo di un attaccante rossonero. Al 43esimo l'arbitro commina il rosso diretto a Brega per questo incontro ravvicinato con il centrale difensivo avversario Toss. Gavorrano in 10 uomini e primo tempo che va in archivio di lì a poco. Comincia la ripresa e le squadre, oltre ad invertire il campo, sembrano destinate anche ad invertire i ruoli. L'Argentina, che finora ha badato soprattutto a difendersi, è chiamata ad attaccare per sfruttare la superiorità numerica. Passano però appena 34 secondi dalla ripresa delle ostilità che Cretella di destro chiama alla deviazione provvidenziale in angolo Manis. La replica degli ospiti al settimo minuto con Lo Bosco che saggia la prontezza di riflessi di Salvalaggio. Al nono nell'Argentina fuori a campo re dentro Bertuccelli, al 14esimo Lombardi su calcio di punizione dal limite dell'area mette alto di poco. La parte centrale della ripresa passa alla cronaca per le sostituzioni. Nell'Argentina dentro Piras e Alfano al posto di El Cagliari e Scionti. Nel Gavorrano Boccardi fa posto a Lorenzo Matteo. Si giunge così al 27esimo. È Rubechini di destro ad indovinare la traiettoria che millimetricamente batte Manis. Gavorrano 1-Argentina 0. 10 minuti dopo il bis dei padroni di casa, Lombardi sguscia via sulla fascia e serve un pallone d'oro ad un Remedi appena entrato al posto di Cretella, Gavorrano 2-Argentina 0. Lo stesso Remedi però, secondo l'arbitro, un paio di minuti dopo tocca palla con un braccio nel tentativo di deviare il tiro a rete di un avversario, calcio di rigore e trasformazione ad opera di Lo Bosco, Gavorrano 2-Argentina 1. Le emozioni non sono ancora finite perché al 47esimo, nel secondo dei 4 minuti di recupero, Ropolo sfrutta al meglio un contropiede propiziato dallo stesso Remedi, finisce 3-1 per il Gavorrano.